Qui non stiamo facendo del localismo, no? Lo diceva bene Valerani ieri, no? Non stiamo facendo come spesso accusano i comitati, i movimenti del NIMBY, no? Not in my backyard. Non siamo degli egoisti che vogliono difendere il proprio orticello, il proprio giardino, perché dalle aggressioni dell'economia, eccetera, eccetera, perché vogliamo, appunto, in qualche modo siamo mossi da uno spirito di conservazione del bello e del buono che abbiamo. Ma al contrario, ormai nel mondo in molti hanno capito che ci si può difendere, si possono usare anche parole molto più pesanti, si può tentare di sopravvivere ad una crisi economica, sociale, ambientale, ecologica di dimensioni planetarie come quella che stiamo vivendo ormai da 5 anni, solo se ripartiamo da noi, solo se ripartiamo dal basso, solo se ripartiamo dai territori, solo se, come dicono territorialisti, appunto, riterritorializziamo l'economia. Ma questo processo e guardate, appunto, voglio dire, se andiamo a vedere, per esempio, le risposte alla crisi economica e sociale che stanno dando dagli Stati Uniti al Giappone, no? Guardate, è proprio così, stanno tentando di riscoprire una autonomia economica, cioè di, come dicono i francesi, deglobalizzare l'economia, no? Il tema è quello, cioè avendo scoperto che, appunto, la globalizzazione in termini di concorrenza sfrenata, di delocalizzazioni, eccetera, eccetera, non sta portando a grandi vantaggi nessuno al popolo di questo pianeta, anzi, sta portando i vantaggi solamente a quelli che riescono a muovere i quattrini, a muovere alla finanza, alla grande finanza, ma ai produttori, ai consumatori, agli abitanti, a quelli che sono condannati a vivere e lavorare sul proprio territorio, non pare stia dando grandi vantaggi questa deregolamentazione dell'economia a scala globale. Ecco, allora, il tema è questo. Come farlo? Come appunto rispondere alla crisi non in modo nostalgico, che la storia non torna mai indietro, ma appunto facendo leva e forza su noi stessi, cioè riuscire a dare le risposte ai nostri bisogni, ai nostri desideri, facendo conto su quello che abbiamo a disposizione, non su altre cose. Non c'è più concesso di andare a rubacchiare in giro per il mondo risorse minerarie e petroli, questo e quell'altro, avere ragioni di scambio favorevoli ai popoli, al 20% della popolazione del pianeta che sono l'Occidente, insomma, l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Dobbiamo quindi riscoprire un saper fare. Come un saper fare con quello che abbiamo a disposizione, con quello che sappiamo fare. E quindi come avviare questa grande operazione proprio culturale, prima ancora che economica, no? Cioè proprio metterla via, non c'è più spazio per colonialismo, imperialismo. C'è in corso una guerra non solo commerciale, ma una guerra guerreggiata per l'accaparramento delle poche risorse a disposizione che ancora avviene. Non stiamo parlando solamente del picco del petrolio,
non stiamo parlando solamente del coltan, che è quella minerale con cui si fanno i telefonini, i computer, eccetera, eccetera, per cui sono quanti 9-10 milioni di morti in Africa per queste piccole cose, no? Per riuscire a accaparrare queste cose qui. E non c'è solamente appunto una crisi di alimentare, energetica, eccetera, eccetera. È appunto un problema. Appunto non solo energetico, non solo idrico, ormai appunto si dice che l'acqua è il nuovo petrolio, no? Perché mentre stiamo parlando credo che ci siano delle navi cisterne che fanno la spola dall'Alaska all'India portando acqua per alimentare delle industrie multinazionali di high tech che hanno bisogno di acqua particolarmente pura per fare appunto i microchips e robe di questo genere. Cioè la petrolerizzazione dell'acqua è già in corso, no? Ecco, andare in questa direzione è una direzione appunto che suicida, insomma, una direzione che non porta da nessuna parte. Quindi occorre ricentralizzare, insomma, le nostre economie. Come si fa questa riconversione ecologica? Ecco, la scommessa è quella di partire dal basso, questa della riscoperta delle vocazioni, no? E delle caratteristiche, avete detto in un forum che avete fatto, in un workshop che avete fatto sul paesaggio, sul territorio, no? Rimappare le nostre risorse, no? Che Squinzi ieri, sentivo adesso alla radio, ha detto il presidente della Confindustria una cosa giusta, no? E ha detto appunto in un paese come l'Italia non solo le materie prime, che ahimè non ne abbiamo molte, né i grandi capitali, è la materia grigia. Mi pare molto giusto, no? La nostra intelligenza, la nostra energia sociale, no? Questa è la cosa su cui noi possiamo contare, e indirizzandola appunto a fini di bene. E qui quindi questa scuola che avete fatto, che appunto è stata, pare detto, una scuola di autoformazione, no? di autoformazione, è appunto per riscoprire queste vocazioni, queste caratteristiche, le ricchezze vere, insomma, le ricchezze profonde, le conoscenze, insomma, per innanzitutto per cosa? Per essere intanto responsabili di queste ricchezze. Per quindi avere questo indirizzo, questo principio, quella della preservazione nel tempo, no? di queste di non distruggerle, non dissiparle, no? Ma anzi, magari appunto rinaturalizzando i territori, rinaturalizzando i corsi d'acqua, eccetera, eccetera, per aumentare le capacità rigenerative degli ecosistemi, no? Aumentarne la fertilità, aumentarne le capacità di resilienza, no? Si dice adesso, di capacità di rimanere nel tempo. E poi per appunto sfruttarle in senso buono, insomma, per usarle nel modo più appropriato possibile. E qui ormai anche dal punto di vista appunto teorico, accademico, insomma, no? Voi sapete che 2 anni fa è stato dato il premio Nobel a una in economia, Elinor Ostrom, ad una donna che economista non era, proprio sugli studi sui beni comuni. Questa donna americana è morta l'anno scorso, ha dedicato una vita, lei e la sua università negli Stati Uniti, a studiare
le gestioni comunitarie, le gestioni condivise dei beni comuni in giro per il mondo, scoprendo che molto spesso la gestione condivisa dei beni comuni è più efficace delle gestioni di tipo privatistico e anche delle gestioni di tipo statalista pubblico, no? Proprio perché quando le comunità riescono a prendersi in carico, a prendersi cura di queste risorse, sono più rispettose sia delle risorse sia sono più attenti all'accesso al principio secondo cui se noi abbiamo in uso un bene comune, un dono della natura, non saprei come altro definirlo, è giusto che i benefici che se ne possono trarre dall'uso di questo bene siano condivisi da tutta la comunità. Ecco quindi l'altro grande concetto che arriva poi all'altro nodo che è quello della democrazia, quindi di creare comunità, delle comunità che prendono responsabilità, insomma, di questi loro beni e quindi se ne prendono cura in modo diretto, no? In modo diretto. Grande tema appunto fuori col referendum sull'acqua, no? Che è ancora un tema aperto, ne avete discusso, mi pare, su quale dovrebbero essere le forme di gestione più opportuna di questi beni comuni, forme appunto partecipate, forme che vedono gli utenti, che vedono gli utenti direttamente coinvolti nella gestione di questi beni. Quindi, appunto, riconversione ecologica dei territori, ricentralizzazione, riterritorializzazione, creazione di queste comunità. Perché sono importanti queste comunità? Qui avete per fortuna un'amministrazione sensibile, ma anche se fosse l'amministrazione più sensibile di questo mondo, se non c'è coscienza civica, Cassano ha scritto un bellissimo libro che si chiama Homus Civicus, no? Proprio sui beni comuni, se non passiamo in una... Adesso per dire, ma passatemi in termini così, una mutazione antropologica, insomma, del nostro modo di pensare, dall'homo economicus all'homo civicus, non andiamo da nessuna parte, no? Perché se noi continuiamo a pensare al cittadino, non come cittadino, ma come il contribuente che paga le tasse, quindi pretende dal pubblico che gli venga dato un servizio e diventiamo quindi dei consumatori, no? Diventiamo degli utenti, dei consumatori, non andiamo da nessuna parte, cioè si crea ormai un ciclo non virtuoso, un ciclo che ha chiuso, insomma, una strada chiusa. Dobbiamo quindi innanzitutto, insomma, recuperare l'idea di fondo della democrazia, che è quella dell'autogoverno, perché poi ci giriamo, tra le varie crisi c'è anche la crisi della politica, no? Della credibilità, delle istituzioni rappresentative, diciamo così, no? Leggevo gli ultimi dati statistici, non per portare nello sconforto Paolo, ma sembra che la fiducia dei cittadini italiani nel sistema dei partiti, beh, ve lo dirà stasera Diamanti, che probabilmente commenterà questi dati domani su Repubblica, è l'1,5% della popolazione italiana che ha un anno fa era il 6 o il 4, siamo a questi livelli. Dire che è crisi è dire un eufemismo, è proprio, diciamo, è una lacerazione storica profonda, no? E quindi dobbiamo ripartire da lì, insomma, dobbiamo ridare dignità ad una parola che è la politica, ma che è la polis, no? Che non la politica nel sistema, che è la polis,
cioè della capacità dei cittadini di autogoverno. Questa è la questione, dove i partiti, le istituzioni devono essere al servizio di questa domanda di autogoverno, non in cerca di una delega per monopolizzare il potere, esattamente il contrario, no? Ecco, e allora io credo che questa cosa, insomma, che questo processo di uscita dalla crisi sia un processo di uscita dalla crisi, appunto, non solo anche ovviamente di tecniche di democrazia partecipata, e qui sono state citate, è uscito di recente un volumone di un giurista, di Allegretti, sulla esperienza della legge toscana sulla partecipazione, che anche lì è interessante, perché la Toscana, regione che per prima si è aperta, ha fatto una legge, appunto, come è stato ricordato, addirittura finanziata e così via, in realtà poche amministrazioni, pochi gruppi di cittadini hanno abbeverato a questa legge, no? Quindi bisogna anche lì chiederci se non c'è questa iniziativa spontanea, non so come dire, se non c'è una volontà diretta da parte dei cittadini, anche la più bella legge del mondo dopo non funziona, cioè, quindi occorre proprio un processo dal basso. Finisco quindi dicendo le buone pratiche, e questa le microazioni per grandi strategie è una, credo che sia un titolo di un libro che ho scritto, di Alberto Castagnolo, un economista di Roma, no? Ecco, queste, la rivalutazione di queste microazioni, delle piccole scelte, no? Che riguardano innanzitutto individualmente ognuno di noi, proprio ciò che può fare individualmente senza aspettare nessuno, no? E che ovviamente però devono, man mano che si allargano, incontrano la famiglia, gli amici, il municipio, la comunità locale, e poi anche la bioregione, e poi anche ovviamente certe scelte che riguardano, che so, il cambiamento climatico, evidentemente ha bisogno di livelli di governo planetario, no? Ecco, ma c'è bisogno di tutto, e io non credo, non so se voi siate d'accordo, ma io non credo che noi avremo mai un buon governo planetario se le azioni di ognuno di noi, che individualmente fa a casa propria e quello che può fare, vanno in un'altra direzione. Io credo esattamente l'opposto, credo che forse potremmo avere delle speranze di cambiare il governo planetario se vi è una diffusa, molecolare azione che mette in discussione l'economia prevalente, che mette in discussione i rapporti sociali che vi sono, dominanti, competitivi, egoistici e così via, e che contrappone invece dei modelli, dei comportamenti sociali che siano basati appunto sulla mutualità, sulla relazionalità, sulle relazioni umane, sulla condivisione, anche sul dono, sulla generosità, eccetera, eccetera. Dunque, partendo da qui, le cose che si possono fare sono, le avete già viste, moltissime. Io credo che noi dovremmo fare uno sforzo, e Paolo lo sa, di riuscire a, è stato detto anche da voi, mettere in rete queste azioni il più possibile, comunicarcele, insomma. Già ieri è venuto Alessio Giacci, no, mi pare, di Capannori, sono venuti questi e quella,
abbiamo fatto recentemente ad una festa sulla decrescita, abbiamo fatto a Salzano una tavola rotonda con altre amministrazioni del Veneto, Feltre, eccetera. Ci sono ogni, per ragioni ovvie, insomma, per ragioni storiche, per diversità delle esperienze che sono fatte, in quasi tutti i comuni, insomma, ci sono delle esperienze virtuose che vanno copiate. Copiare è un valore, saper copiare, perché vuol dire saper imparare, saper voler imparare, volere importare delle. Quindi vanno create queste reti. In Italia ci sono, c'è la rete dei comuni virtuosi, c'è la rete dei comuni solidali, che appunto confrontano queste cose. Io credo che dovremmo cominciare a farle anche a scala locale, a scala del Veneto, con un'attenzione, insomma, secondo me, anche questa è l'altra domanda che vi voglio fare, finisco, riuscendo a mettere insieme i cittadini e le amministrazioni. Molto spesso sono, capisco anche le ragioni, no? Capiamo intuitivamente, molto spesso diciamo i comuni fanno lanci, fanno le cose per conto loro, no? I comuni per le agende 21 e così via. Sono lì, si parlano tra di loro, anche quelli bravi, quelli che vogliono. I cittadini fanno i comitati, fanno le azioni di lotta, fanno le cose, fanno il giusto, necessario controllo, critica e controllo dell'amministrazione. Io credo che questo schema debba saltare, insomma, che occorra mescolare decisamente le cose. Occorra chiedere alle amministrazioni comunali di essere molto modesti e molto aperti, e quindi molto più in ascolto di quanto sono state fino adesso delle istanze e quindi impresa diretta, insomma, non aspettare che si formi un comitato per capire che lì c'è un problema. Ecco, essere parte già in questo processo di prevenzione, come avete detto, no? Prevenzione nel senso buono, non per impedire le lotte, ma per evitare che vengano fatti i disastri prima che vengano fatti. E dall'altra parte, secondo me, i comitati, i gruppi di cittadinanza attiva, i GAS, le banche del tempo, e tutto quello che esiste, i fermenti enormi che esistono alla base della nostra società, devono, secondo me, avere molto più coraggio. Essere molto, ogni tanto li vedo timidi, no? Ogni tanto li vedo quasi già, ma lì c'è il sindaco, c'è la regione, c'è questo e quell'altro, non dobbiamo contaminarci, non dobbiamo. No, invece bisogna che queste cose qui entrino nei processi decisionali, si confrontino con questo, cerchino di influenzarli in modo diretto. Ecco perché l'idea che avevamo un po', e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, è che si possa immaginare, almeno nel Veneto, per i comuni più sensibili che ci sono, una associazione, una rete che porta avanti i discorsi che avete fatto in questi giorni, assieme con le amministrazioni comunali più sensibili, e un modello di lavoro comune, insomma, una rete di comuni per i beni comuni, ma dove comuni non sta solamente la istituzione comunale, ma sta anche la popolazione. Grazie Paolo. Direi molto liberamente commenti, riflessioni, domande, proposte. Parto agganciandomi alla cena che hai fatto ad Alberto Castagnola, Patrizia mi chiama, che lanciò nel 93 un'operazione chiamata Bilancio di Giustizia, che forse conosci, rivolta alle famiglie per razionalizzare i consumi e andare con Gianni Fazzini precisamente.
e che ha avuto anche una versione di proposta ai comuni per razionalizzare le proprie spese da una parte, dall'altra rivolgere verso il mercato altro, non incrementando il mercato liberista, il mercato che è finalizzato all'accumulo del profitto, ma al mercato che promuove la sostenibilità, promuove l'autoconsumo, eccetera, quindi è una provocazione che lancio. Dall'altra parte i ragionamenti che ho sentito mi piacciono molto, credo che siano effettivamente la pista attraverso la quale si può uscire da questa crisi economica. Il problema che pongo è il fatto che si tratta molto spesso di esperienze di nicchia, diffuse, apprezzate da chi anche dal punto di vista culturale ha maturato l'esigenza di andare verso una qualità dello sviluppo, una qualità della vita diversa, ma che rimangono molto marginali rispetto ad un approccio diverso dei problemi dell'economia e della gestione dell'economia. Allora, secondo me una questione è anche quello che questa riconversione ecologica dell'economia da esperienze frammentate, frammentarie, possa diventare una proposta complessiva di riorganizzazione del sistema economico, che può essere a scala regionale piuttosto che a scala nazionale, che metta al centro la questione lavoro, che oggi è l'urgenza nazionale e che potrebbe coinvolgere, coagulare soggetti, attori sia economici che sociali, e che coinvolga saperi, competenze, anche di quel pensiero economico che esiste. Io penso per esempio all'esperienza Sbilanciamoci, che da anni, ma anche settori di Legambiente, che da anni riflettono su finanziarie diverse, su approcci ai problemi occupazionali e ai problemi dell'economia diversi, che comunque non rientrano nel dibattito comune dei temi dell'economia, e che possa diventare una proposta politica che sia una sfida rispetto al problema anche della crisi economica. Se no, la mia sensazione è che rimangono un pochino esperienze belle, significative, che ci gratificano, ma in fondo legate a poche ed elette anime belle. Paolo, per quanto riguarda la continuità di questa iniziativa, cioè io credo che debba diventare, magari anche con il contributo e con lo sforzo che potrebbe venire anche da altre amministrazioni, debba diventare un momento di riflessione sufficientemente e di approfondimento permanente, perché i temi che sono venuti fuori in questi giorni siamo rimasti comunque un po' in superficie, perché non si poteva ovviamente andare diversamente, ma se vogliamo essere effettivamente incisivi bisogna andare proprio anche dentro nel merito delle questioni di carattere tecnico-giuridico, tecnico-economico, tecnico-imprenditoriale, e quindi questo richiede sicuramente un approfondimento molto preciso e un approfondimento proprio sulla strumentazione da mettere in atto, perché se da un lato c'è questa esigenza di partecipazione e di democrazia, di tutto quanto quello che possiamo andare a definire sotto il ragionamento bene comune, comunque poi ha una problematica che non è secondaria. Quindi la permanenza di questo tipo di iniziative. Su che cosa poi cercare di finalizzarci nel brevissimo periodo? Mi pare che in ragione delle tematiche che sono venute fuori e delle problematiche che abbiamo anche qui in zona, i temi siano fondamentalmente due, anche in ragione della spontaneità delle iniziative che ci sono nel territorio.
Una è la parte che riguarda l'energia e quindi tutta quanta la tematica delle comunità energetiche locali. La seconda è quella del ciclo alimentare. L'esperienza che sentivo prima della Iris credo ci debba fare riflettere, perché al di là di quelle che possono essere le esperienze singole, come accennava Patrizia, evitare che poi diventino delle esperienze di alcuni che si sentono appunto delle anime belle, noi dovremmo cominciare a pensare e dire: facciamo conto che su un territorio come questo, prendendo un po' insieme i vari comuni, ci sono circa 70.000 abitanti. 70.000 abitanti a 2.000 calorie al giorno hanno bisogno di quanti milioni di calorie che dobbiamo produrre per mangiare. Qual è il tipo di economia che poi dà lavoro e che porta avanti un'iniziativa in cui produci, lavori, distribuisci e consumi, e quindi creare una struttura di riferimento con tutte quante le implicazioni di recupero della struttura produttiva esistente, certamente. Però questi milioni di calorie che servono, che non sono poi neanche tantissimi, sono solo 140 milioni di calorie al giorno, perché mangiarne di più non va bene, ci si diventa troppo ciccioni, e quindi 2000 calorie sono più che sufficienti, ne hai anche 300-350 per fare attività fisica, quindi perché sono 2000 calorie che dobbiamo consumare di più. Quindi quella quantità di calorie che dobbiamo produrre, come possiamo produrle con il minimo impiego possibile di risorse, e che tipo di produzione facciamo? Probabilmente le mucche no, probabilmente la carne no, probabilmente i formaggi no, e quindi diventa un tipo anche di aggressione alla struttura produttiva esistente, che magari è fatta anche di brava gente, di bravi contadini che fanno la produzione o l'allevamento, diciamo, tra virgolette, biologico. Ecco. Ma sono riflessioni importanti, non sono considerazioni così da buttare lì. L'altro discorso è quello di carattere energetico, in cui occorre andare a fare gli inventari, accennavo prima l'intervento precedente, bisogna avere una mappa di quelle che sono, quindi andare ad analizzare in profondità le esigenze energetiche che ci sono nel territorio, industriali e non, e vedere come si dà risposta rispetto alle risorse locali che abbiamo, acqua, energia, eccetera, eccetera. Come possiamo produrre l'energia, perché sole ne abbiamo ma non proprio tanto, acqua invece ne abbiamo fuori le grazie di Dio, e quindi probabilmente magari anche una valorizzazione dei corsi d'acqua potrebbe essere fatta in maniera diversa. Questo poi ci comporta andare a vedere i vincoli che potremmo avere nell'impatto con le strutture esistenti su queste robe qua, perché sappiamo che ci sono 250 organismi di mezzo che rompono le scatole, per cui la concretizzazione di questo non è una roba del ciapa e traia, insomma, in cui ci facciamo il bel discorso. Occorre che ci sia un approfondimento molto 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 rigoroso. Per quanto riguarda poi l'elemento spontaneità, associazioni, comitati e istituzioni, e cercare di metterli insieme, sarà che io sono vecchio, ma sono nato nel periodo in cui c'erano i partiti. Di mezzo ci dovrebbe essere sta roba in cui si dà seguito a quello che è scritto dalla Costituzione per quanto riguarda il funzionamento e i finanziamenti dei partiti. Adesso fanno quelle discussioni penose in Parlamento sul finanziamento, però credo che tutti quanti dovremmo assumerci anche questo tipo di responsabilità. Certo, del resto anche Panozzo ieri, perché poi alla fine le istituzioni sono fatte di consigli comunali in cui bisogna fare le liste, in cui poi c'è della gente che diventa consigliere comunale, qualcuno diventa sindaco,
qualcuno diventa consigliere regionale, qualcuno fa il deputato. Allora poi il deputato te lo devi prendere per i capelli o per la spallucce, e dice: Nini, vieni qua e adesso facciamo queste robe qua. E quindi lo martelli, e quindi anche tutta una serie di comportamenti che non si capisce bene da dove vengono fuori, possono trovare una risposta completamente diversa. Delfino Sartori, io sono qui anche per i beni comuni perché nel mio comodino ho un libro che ogni tanto, prima di addormentarmi, leggo, è L'utopia di Tommaso Moro. Per me è l'utopia, proprio l'utopia che genera il bene comune. Questo libro è del 1400, sappiamo che fine che ha fatto con lo scontro con il potere a quel tempo, è un po' lo scontro che abbiamo adesso. E rifacendomi a questa civiltà contadina in cui civiltà, questo mondo in cui vedeva, c'era quella struttura economica contadina che noi abbiamo perso negli ultimi 50 anni con il buio economico. C'è stato il contadino che si è dato alla fabbrica, che ha investito, si è fatto una casetta vicino che poi è un mostro, e è stato abbandonato praticamente tutto questo progetto della terra, specialmente qui nel Veneto, poi abbiamo l'esempio di Capannoni che ci sono. Allora io mi domando, come si può ritornare a questo sistema? Io 3 anni fa ho iniziato, c'era un terreno abbandonato, stavo tenendo una discarica. Prima ci ho messo a vedere dei Apache, poi sono andato dal sindaco e in 3 anni ho rivitalizzato questo terreno di circa 600 metri e ci ho messo un nome, una targhetta, Utopia. E coltivo, ecco, coltivo per me, per la mia famiglia, i genitori, e in più il surplus o vado al gas, li porto al gas oppure li porto dei villi per gli anziani o chi ne ha bisogno. Oppure vado tutto al gas dove io porto il, non so, i piselli per dire, e comprano altri prodotti, cioè diventa un baratto. Chiaro che in un'economia nostra questo qua è ancora una follia, nel senso che non c'è un guadagno. Però ecco, quello mi chiedo.